Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Oggi cattureremo Kyu e vi farò anche vedere dove sono tutti i paletti blu per poterlo venire qui e catturare. Anche vi farò vedere la posizione di questo santuario che già posso farvi vedere. Comunque adesso partirà in realtà un montaggino dove vi farò vedere tutte le posizioni di tutti i paletti blu di questa zona. Siamo nell'area nord, come vedete, da questa zona qui appunto, da questa mappa. Siamo nell'area nord della regione di Paldea. E quindi, dopo avervi fatto appunto vedere tutti quei paletti, andremo a catturare il buon leggendario. Quindi, se li avete già trovati, saltate direttamente quella parte e andate subito alla parte in cui andremo ad aprire il santuario e andremo a catturarlo. Ricordatevi soprattutto una cosa, però: disattivate, andate nelle opzioni e disattivate il salvataggio automatico. Questo perché? Perché se voi lasciate il salvataggio automatico, poi fate come sempre, no? Arrivate davanti al santuario, al leggendario, salvate e combattete, magari il leggendario muore, la cosa che facevate sempre nei vecchi giochi Pokémon è ok, ricarichiamo il salvataggio. Ecco, il problema è che se lasciate il salvataggio automatico vi sovrascrive immediatamente il salvataggio appena il leggendario muore, perché vi salva la partita praticamente. Magari questa cosa verrà corretta nelle prossime patch, non lo so, però disattivate il salvataggio automatico quando andate a caccia dei leggendari. Quindi montaggino e andiamo a catturare il leggendario.
E rieccoci qui. Allora, vamos. Allora, lui dovrebbe essere tipo fuoco, se non sbaglio, fuoco buio. Quindi io andrei di andrei di Dutchsboon. Vediamo un po' come va la battaglia, eh. Forza, mi sono munito di un bel po' di Ultra Balls. Dal santuario proviene un debole suono. Vuoi toccare il santuario? Ma certo che sì. Vediamo un po' i leggendari di questa paldea, che non abbiamo trovato nemmeno una a parte Coraidon, per ora. Rattle, sta rotolando qualcosa? Vediamo, eh. Clang. Ma da dove è uscito? È crollato tutto. Ma oddio, ma un pesciolino. Oh no, bello! Un pesciolino di fuoco, è un guppy questo. È un guppy, sì? Guarda lì, fiero. Più o meno un guppy. Monille nefasto, la difesa speciale dei Pokémon intorno si indebolisce. Ok, va bene. Vediamo una leccata quanto gli fa. Vediamo se riusciamo a paralizzarlo. A fargli un parrino. Eccolo qua, preso. E iniziamo con la paralisi. Lava sbuffo, attenzione. Ah, la mia difesa speciale aumenta di molto. Ok, ragazzi, avete capito chi usare contro questo leggendario, spero. Andiamo poi di sdoppiatore. Facciamogli un po' di danno. Vediamo di tirarlo un po' giù. Esattamente. Non ho tirato la Velox Ball di primo turno. È vero, mi sono dimenticato. Attenzione, catastrofe, mi ha fatto parecchio male. Andiamo di leccata, di nuovo. Ed ora un po' di dannettino, dannettino a portarlo a vita rossa, ok? Oddio, ma questa musica di sottofondo è tipo turun turun tun turun turun tun turun turun tun na na na. Ve la ricorda anche a voi quella? Dai! Ok, lava sbuffo non fa che aumentare la mia difesa speciale, perfetto. Altra leccatina. Basta che non vai a fare brutto colpo. Ora, tecnicamente per me ci sarebbe anche un'altra leccata. Ma non vorrei rischiare. Dal momento anche che il mio attacco è stato aumentato di molto, no. Se lo andassi ora a colpire, morirebbe sicuramente. Quindi, iniziamo con le Ultra Ball. Ne abbiamo 79, andiamo. Qui dentro forse vanno bene anche le Dusk Ball perché siamo in una grotta. Attenzione, si libera subito questo pescione, eh? Paralizzato e vita rossa. Andiamo ancora di Ultra Ball. La Master Ball non la useremo, ovviamente, per questo tipo di leggendari. La Ultra Ball che vola è sempre una bella cosa da vedere, no? Non l'hanno corretta nemmeno con la patch. Catastrofe, vediamo un po'.
Ok, mi ha fatto un pochettino di male, ma niente di che alla fine. Andiamo ancora con una Ultra Ball. Niente da fare. Voi in quanti tentativi li avete catturato? Siete riusciti subito, molto presto, oppure ci avete messo tanto a catturare questo Kyu o Chiyu? Ditemi anche qual è la pronuncia corretta, secondo voi, o se la sapete, se c'è una pronuncia corretta, se è Kyu o Chiyu. Gran balzo. Ok, dato che non posso tirare una ball quando è così, giusto? Infatti, andrò a curarmi il Pokémon, non c'è problema. Fatemelo curare. Allora, andiamo di iperpozione. Sì. Dato che questo turno comunque andrebbe sprecato, a questo punto fatemi curare il mio cagnolotto Bonbon qui. Rimbalzo. Dimmi che fallisci e si gode. E si gode. E si gode che è fallito. Vai di altra Ultra Ball. Ah, c'era quasi. C'era quasi davvero. Le catastrofe non dovrebbe farmi più nulla ormai. E invece, ma che danno? Oddio, non conosco infatti l'attacco catastrofe. Non so se prenda dei bonus in base, non so, alla vita del bersaglio o alla vita di qualcun altro. Tanto c'è l'ombra dietro tutta buggata quando si muove la. Ok. Siamo già al massimo di tostatura. Siamo troppo tostati, non puoi tostarci di più, caro Kiyu. Niente da fare nemmeno così. Ed ora è paralizzato e non può agire e si gode. Vai, Ultra Ball. Dai che sono curioso di leggere anche la tua descrizione del Pokédex. Su, entra in questa ball. Vabbè, mi piace che abbiano riaumentato, mi sa, la difficoltà delle catture. Cioè, abbiano abbassato un bel po' il catch rate dei leggendari. Perché mi ricordo i leggendari di sesta generazione. Cioè, arrivavi lì, boh, Velox Ball catturati. Cioè, momenti davvero, eh. Va di Ultra Ball. Questo invece è paralizzato. Vita rossa, gli avremmo tirato quasi una decina di Ultra Ball e non è entrato. Altra catastrofe. Ho tolto dagli altri HP, però mi ha fatto meno male della prima. Magari è una mossa che fa sempre metà del danno. Fa sempre danno in base a metà degli HP che hai, perché più o meno mi sembra quello il ratio. E poi perché questi Pokémon hanno una mossa chiamata Catastrofe? Scusatemi, perché sono stati sigillati in questi altari con questi paletti che servono per aprirle? Boh, magari le descrizioni del Pokédex ce lo diranno perché. Nessuno in tutto il gioco ci ha mai parlato di questo leggendario, Kyu, o degli altri. Nessuno in tutto il gioco, eh. E di NPC vuoti da riempire con dei dialoghi ce ne avevano un bel po'. Vai, altra Ultra Ball. Siamo per arrivare, mi sa, a 10 Ultra Ball, no? Eravamo partiti con quanti? 74? Forse pure di più. Chissà se la musica dei leggendari sarà uguale per tutti. O questa è invece specifica per questo pesce acquatico. Che tra l'altro credo non sia tipo acqua, no? Boh, acqua fuoco sarebbe strano effettivamente come tipo. Sarebbe anche molto interessante come typing, acqua fuoco. Non so se esista attualmente un Pokémon di tipo acqua fuoco. Però sarebbe interessante. L'unica cosa che non mi piace di quel Pokémon sono gli occhi. Cioè, come ha tipo due salvagenti attorno agli occhi, sembrano due oblò. Non è che mi piacciono molto quelli. Però si illuminano quando attacca, quindi boh, magari è qualcosa di peculiare. Qualcosa di peculiare che però sta iniziando a rompermi le balle perché. Tipo cos'era, quindicesima Ultra Ball che gli lancio? Oh, finalmente, bastava dirlo. Kyu è stato catturato. Revavroom sale di livello ed ora sono curioso del Pokédex. Allora, Kyu, Pokémon buio fuoco, peccato, non acqua fuoco. Pokémon disgrazia, ok, riesce a manipolare fiamme di 3000 gradi centigradi. Nuota tranquillamente nei mari di magma che crea fondendo ghiaia e massi. Quindi lui ha creato dei laghi di magma.
Però noi non abbiamo mai visto laghi di magma in questa regione. Ok, mandiamolo tranquillamente nel box. E questo è uno dei leggendari appunto di Paldea. Pokédex aggiornato, fatemi salvare immediatamente il gioco perché appunto non ho il salvataggio automatico. Ecco fatto. Poi allora, andiamo un attimo nel box, vorrei vedere un po' questo nostro Pokémon. Allora, Kyu. È un attaccante speciale che ha la natura che gli diminuisce l'attacco speciale, giustamente. Sono sempre fortunatissimo con le nature. Allora, lava sbuffo, catastrofe, rimbalzo e bullo. Ok, abilità Monilo Nefasto, che a quanto pare ci diminuiva la difesa speciale, appunto, dei Pokémon della nostra squadra. Peccato che noi gli abbiamo messo davanti Dachsbun, che l'ha disintegrato grazie alla sua abilità. Tra l'altro, un Pokémon che ha la natura che gli abbassa la velocità, vabbè. Però è un Pokémon difensivo questo, tecnicamente è un tank, quindi come vedete ha una bella difesa. Ok, quindi abbiamo il nostro CU, info, vediamolo un po' meglio. Eccolo qui. Posso girarlo in qualche modo? No, non posso farlo girare, peccato. No, ecco qua, ritorna sul pescione. A me esteticamente piace, devo dirvi la verità, l'unica cosa che non mi piace sono gli occhi. Cioè, gli occhi sono davvero brutti. Sembrano degli oblò con boh, no? Davvero brutto. Per il resto, l'idea di fare un pesce che nuota di fuoco è fighissima. E secondo me sarebbe stato ancora meglio se l'avessero fatto di tipo acqua-fuoco. Acqua-fuoco sarebbe stato davvero il top. Non tanto a livello di competitivo, non sto parlando di competitivo, eh. Sto pensando proprio al significato che dai ai tipi del Pokémon. E questo qui, secondo me, acqua fuoco al posto che buio. Cioè, perché buio a caso? Cioè, acqua fuoco sarebbe stato molto, molto interessante. Bene, ragazzi, quindi abbiamo catturato il primo leggendario del postgame di Paldea. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo Kyu. E facendomi sapere anche qual è il vostro leggendario preferito, perché nei prossimi video andremo ovviamente a catturare gli altri leggendari. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!